Alla fine del Settecento il castello viene dato in appannaggio al duca d'Aosta Vittorio Emanuele e a sua moglie Maria Teresa d'Asburgo-Lorena Este. Per l'occasione viene incaricato del rinnovo delle sale l'architetto Carlo Randoni, che contemporaneamente sta lavorando anche agli appartamenti dei duchi d'Aosta, al Palazzo Reale di Torino, alla Reggia di Venaria Reale e al Castello di Moncalieri. Anche se dal punto di vista architettonico Randoni intende riprendere il progetto del cantiere Juvarriano, per quanto riguarda gli interni, l'ispirazione è decisamente moderna ed aggiornata al gusto internazionale del neoclassico. Tra le sale più rappresentative di questa impostazione c'è la sala cinese, usata per le udienze della duchessa, riccamente decorata a motivi orientaleggianti dal pittore Francesco Rebaudengo. Il finto velario della volta, la greca rielaborata nel fregio, l'Oriente favoloso immaginato dagli europei. Una delle pochissime sale, tra l'altro, ad aver conservato il suo originale pavimento ligneo. Le sale della duchessa vengono quasi interamente rinnovate grazie al contributo di pittori, ebanisti, scultori che collaborano insieme nel cantiere. Nella camera da letto di Maria Teresa sono i fratelli Torricelli a realizzare la decorazione del soffitto, dove l'aurora, preceduta dalla stella del mattino, lascia dietro di sé la notte. L'azzurro del cielo era ripreso dal tessuto un tempo posto alle pareti, lo stesso che rivestiva anche il letto della duchessa. Le illusioni pittoriche sono determinanti nell'appartamento. Lo vediamo nella piccola sala, detta del velo per la decorazione sulla volta, sempre opera dei Torricelli, e nella sala del finto legno, lo studio della duchessa, dove gli stessi Torricelli realizzano una finta boiserie del soffitto alle pareti, in linea con il più aggiornato gusto decorativo internazionale. Ed eccoci nel gabinetto delle plance, di boesaggio, delle stampe, lo studio di Maria Teresa d'Austria-Est, duchessa d'Aosta, decorato dai fratelli Torricelli, che lei molto probabilmente incontrerà o comunque verrà a conoscenza del loro lavoro, fatto per Faustina Mazzetti, arriva presso Chieri, dove c'è un salotto, assolutamente un gabinetto, assolutamente simile a quello in cui noi ci troviamo. Qui c'era la collezione di stampe inglesi e francesi di Maria Teresa, una collezione di cui nell'archivio di Stato abbiamo tutti gli elenchi, i costi e le descrizioni delle stampe che coprivano tutte le pareti, alternandosi ovviamente agli specchi. Una collezione che con gli anni 90 del Settecento, con l'arrivo ovviamente della Rivoluzione e dei francesi, verrà completamente dispersa. Suggestioni infantili sono invece quelle della Camera delle Udienze, pensata per il primogenito della coppia, destinata poi alla principessa Maria Beatrice. Gli affreschi della volta vengono qui realizzati dal pittore giovenale Bongiovanni, quando la principessa ha appena un anno. L'appartamento rivela un'ultima sorpresa. Accanto alla camera da letto della duchessa, il suo gabinetto di toeletta viene realizzato attraverso un sistema di tendaggi che ricopre le pareti e questo permette quindi di conservare l'antica decorazione, l'unica del ciclo decorativo seicentesco. Realizzata intorno al 1625 da Isidoro Bianchi e la sua equipe, la stessa che opera per Cristina di Francia nel Castello del Valentino, celebra la figura di Amedeo VIII, primo dei Savoia, a portare il titolo ducale dal 1416, antipapa col nome di Felice V e fondatore dell'Ordine di San Maurizio. Insieme agli affreschi alle pareti, dalle iniziali del committente, il duca Vittorio Amedeo I, alle allegorie dei fiumi degli stati sabaudi, restano una preziosissima testimonianza della residenza seicentesca, devastata dai francesi nel 1693 e rinnovata dalla visione di Vittorio Amedeo II e Filippo Juvarra.